Oggi parliamo dei nuovi mostri. Sigla! No, no, non c'è una sigla. Bentornati ragazzi sul mio canale, io sono Franz e questo è il mio salottino. Quest'oggi ho cambiato inquadratura, luci e quant'altro, spero che il video esca più caruccio, ma ovviamente ho bisogno di attrezzature migliori. In che modo? E che voi mi supportiate in questo mio cammino da YouTuber con un like, con un follow, con una condivisione e magari se mi scrivete in privato che vi do l'IBAN e mi fate un bonifico. E oggi parliamo dei nuovi mostri, perché ovviamente è arrivata la pausa nazionali e sono successe delle robe. E io ho anche un foglietto qui perché mi sono scritto tutto da davvero giornalista. Il primo punto che voglio andare a toccare è quello di Giroud. Sappiamo benissimo che nell'ultima partita Giroud si è preso un cartellino rosso. Perché l'arbitro, lo sappiamo tutti, che ha fatto una prestazione alquanto disastrosa nei nostri confronti. C'è chi dice il contrario, probabilmente l'interisti. E Giroud è andato in escandescenza. Cosa che Giroud, attenzione, non fa mai. Però non si è riuscito a trattenere, e in quei casi è difficile veramente trattenersi, e si è fatto espellere. Ha probabilmente mandato a quel paese l'arbitro, e si pensava a 4 giornate di squalifica, e invece solo 2. Non so se ci sarà un ricorso che probabilmente toglierà una giornata, quindi una, però comunque. Fatto sta che torneremo a giocare in campionato contro la Fiorentina il 25, se non sbaglio, se non erro, senza Giroud, senza l'attaccante. Ovviamente Pioli opterà per Okafor. Io spero di sì, e non Jovic. Però sappiamo Pioli, col suo amico Krunic, cosa ci fa passare, quindi probabilmente metterà Jovic. Io spero di no. E noi tutti speriamo che metta Okafor. Quindi il primo punto è questo. Giroud. Poi ovviamente torneremo a giocare in campionato, in Champions League, senza 2 pedine importanti. Una è certamente il capitano Calabria, che dagli esami è uscito fuori che ha, scusatemi se leggo perché sinceramente non so cos'è, edema, scusatemi, del sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro. Non ci ho capito niente. Fatto sta che comunque non è grave. Probabilmente lo rivedremo già contro la Fiorentina. Probabilmente. E se no, Pioli metterà Musa lì terzino destro. No, questo non lo sappiamo. E il secondo invece è Leao. Leao, giocatore più importante, e che invece ha una lesione al bicipite femorale. Niente di che, però probabilmente non sarà titolare, non partirà titolare, comunque non giocherà contro la Fiorentina, ma lo rivedremo col Dortmund in Champions League. Io spero di sì, perché è una partita fondamentale. E che dire, oltre questo, voglio parlare di voi, con voi su un punto. Voglio mettere a paragone un attimo Napoli-Milan, perché sappiamo che nelle ultime ore De Laurentiis ha esonerato Garcia. Dopo un avvio comunque deludente del Napoli, il presidente ha deciso di mandare a casa, di non far mangiare il panettone a Garcia in anticipo un mese prima. Ecco, io vedo sul web, perché seguo molto il web, dico, vedi, De Laurentiis sì, invece Cardinale no, bla 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 bla. E sono 2 cose differenti, cioè nel senso che Pioli sta con noi da ormai quasi una vita, non mi ricordo, saranno 10 anni, sta con noi, mi sembra che sia da 10 anni con noi. Ci ha fatto vincere un campionato, ci ha fatto arrivare quasi in finale di Champions League, quasi, ma di pochi gol, roba di niente. E invece Garcia è arrivato e ha distrutto la squadra. Kvaratskhelia non gioca, Osimhen esce al 70esimo. Quello e quell'altro ha combinato un macello. Però io resto dell'opinione, dell'idea che il problema del Napoli quest'anno non è l'allenatore, ma bensì un cambio di formazione. Cioè, se ne sono andati un giocatore importantissimo che è Kim, che ti faceva praticamente il 99% della difesa, e poi c'è Osimhen rotto, che comunque è il punto forte della squadra, ok? E quindi mettono a paragone Pioli con Garcia. Beh, c'è da capire un attimo se questo Pioli lo riesce a mangiare il panettone, ma sicuramente sì, lo mangerà il panettone, farà Capodanno, farà anche Pasqua.
però sicuramente sarà l'ultimo anno di Pioli, questo è sicuro, a meno che non vinciamo Champions, campionato, triplette, quadriplette e quant'altro, ma la vedo abbastanza improbabile. Un altro punto importante, perché sappiamo che quando non gioca il campionato e c'è la pausa nazionale di 15 giorni, Corona esce fuori. Corona, colui che ha fatto uscire le notizie su Tonali, calcio scommesse e quant'altro. Però in questo caso pare che non c'entra niente Corona, o meglio, non lo so se è stata una soffiata sua, perché la procura di Torino sta indagando su Spizzi, su Florenzi, perché a quanto pare anche lui è nel giro degli scommettitori, di quelli che si giocano le schedine e quant'altro. Chi lo sa, chi lo sa. Infatti penso che, a quanto pare, mi sa che Florenzi, beh, non è partito per la nazionale, perché che cazzo va a fare la nazionale, però è indagato. Ora tocca capire se veramente lui ha fatto uso di stupefacenti, no, cioè nel senso che ha fatto di calcio scommesse, come Zaniolo, come Tonali, come gli altri che non mi ricordo il nome in questo momento. C'è da capire se veramente lui è nel giro, ok? C'è da capire se c'entra il Milan e mo c'è tutta una discussione, si è aperta questa inchiesta su Florenzi. Io spero che nulla di che, povero Alessandro Florenzi, però ce lo vedo a giocarsi qualche schedina, sinceramente. Poi io sono indignato, perché? Perché alcuni tifosi non sono tifosi, cioè vi state vendendo i Donnarumma, cioè voi state vendendo delle banconote, ma con che coraggio? Cioè vedo gente che spedisce pacchi, buste, si fa vende 4-5 euro a banconote Donnarumma. Oh, ma che trading gap? Oh, ma state fuori di testa, state. La gente si vende Donnarumma, il Donnarumma. Probabilmente lo farò anch'io, perché sto con le pezze al culo. No, non esiste, non lo farò, perché è una cosa proprio bruttissima, peggio del calcio scommesse. Meritate veramente il daspo per i prossimi 10 anni, se vi beccano, ma io lo spero. Ibrahimovic, che fine ha fatto Ibrahimovic? Stava a firmare, non firmo, non lo so, non mi piace la posizione, così, colà, Ibrahimovic può dare una mano a Pioli, ma dove sta Ibrahimovic? Chi lo sa, è scappato, ci ha ripensato, a quanto pare Zlatan vorrebbe un ruolo più importante. Che vuole farlo presidente? Ce l'ha i soldi per farlo presidente? L'allenatore non lo può fare, perché a quanto pare mi sa che non c'ha manco il patentino e mi sa che non può fare manco il secondo allenatore. Che vuole fare questo Ibrahimovic? Non si sa che cosa vuole fare, però probabilmente in questa settimana, se non la prossima, deve firmare assolutamente, perché abbiamo bisogno di lui come Santino. Lui può stare anche a un angolino, ogni tanto lui si fa toccare, si fa Ibra, che consiglio mi dai? Così fai due Ave Maria, due Padre Nostro, che passa tutto. Un po' il confessionale, capito? Deve fare lui, deve fare quello che avete capito, insomma. Speriamo che questo Ibrahimovic si fa vivo. Bennacer è tornato in gruppo, si sta allenando a parte, a quanto pare. C'è da capire se Pioli si è talmente innamorato di Krunic che questo Bennacer non lo fa giocare in banchina. Come giocherà questo Milan con Bennacer? Chi cazzo lo sa, perché tanto oramai non si è capito niente. Pioli è in totale confusione, non si capisce. Probabilmente metterà Bennacer esterno a destra, se mancherà Pulisic, Chukwueze, non lo so, in difesa, non lo so cosa farà, ma fatto sta che noi tifosi vogliamo a tutti i costi rivedere questo Bennacer, sicuramente in forma, ed è difficile dopo un infortunio del genere, ma soprattutto titolare. Krunic, e poi lanciamo via il foglio, perché abbiamo finito con gli argomenti di oggi. Krunic, nota dolente, ha ricevuto a quanto pare il Milan una nuova offerta dalla Turchia. Ora, la mia idea è questa: o veramente se la fa con Pioli Krunic, e quindi stiamo davanti a uno scandalo peggio del calcio scommesse, quindi un inciucio tra allenatore e giocatore, probabilmente è così, infatti alcuni ci stanno anche scommettendo su questo, ed è quotato abbastanza alto, io fossi in voi qualche soldino ce lo metterei, oppure questo giocatore è da vendere, e quindi deve prendere prezzo, e quindi deve giocare. Mo, il problema è che, cioè, mo, fosse un fenomeno, dico io, dici, vabbè, fosse un fenomeno, allora schizza il prezzo, ma lo vuole la Turchia? Cioè, un giocatore ormai finito, cioè, ma quando ha iniziato? A quanto pare la Turchia lo ha offerto al Milan, non lo so, probabilmente due Goleador,
ma io anche per mezza Goliador mangiata lo venderei. Speriamo che questo Krunic possa dire addio al Milan. Lo vogliamo tutti, ma non è tanto Krunic, perché povero Cristo, lui non ha fatto niente. Io l'ho sempre detto, quello è un giocatore da 15-20 minuti alla fine. Ma il problema è Pioli, che si è fissato talmente con lui che noi purtroppo adesso lo stiamo odiando. Questi sono gli argomenti di oggi. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di quello che vi ho detto. Scrivete però un commento, capito? Scrivete, nel senso, puoi fare gratis, iscrivetevi, like e quant'altro. Fatto sta, adesso ci sono i nazionali, poi ci sarà la Fiorentina, che sarà abbastanza complicata in casa, con sicuramente una rosa totalmente rivoluzionata di Pioli, il classico di invenzione di Pioli. E un altro punto voglio dire, ho pubblicato su TikTok un video dove faccio vedere praticamente una foto scattata dopo Lecce, dove si vede praticamente a fine partita i ragazzi che vanno sotto la curva sud, che si prendono i fischi e gli insulti, soprattutto Krunic, e vedo un Pioli abbastanza lontano. Ecco, come ho detto nel video, se avete visto quella foto, sicuramente milanisti avete visto quella foto, è una cosa proprio orribile vedere l'allenatore a 20-30 metri dai giocatori che stanno sotto la curva praticamente a prendersi gli insulti, come se Pioli praticamente è certo delle proprie scelte, sicuro delle proprie scelte, che punta il dito verso la squadra. Questo non lo so, è stata la mia idea. Però non è stata bella come cosa. Pinoli, mannaggia a te, Pinoli. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Vediamo in settimana cosa succede. Se si rompe qualche altro giocatore, non lo so. Ormai abbiamo l'infermeria che pure non c'è più posto. Parleremo sicuramente degli infortuni in un prossimo video, perché anche lì è un tema da prendere, da parlarci, magari da farci un discorso un po' più complesso, perché abbiamo sentito negli ultimi giorni Real Madrid che ha licenziato il preparatore atletico, perché ma parleremo anche di questo nei prossimi video. Seguitemi sui social in basso, perché presto inizierà un contest dove vi regalerò una maglia del Milan autografata gratuitamente. Vi ringrazio, vi saluto dal vostro Franz, è tutto, ciao ciao.